Bentornati ragazzi, mettete like a questo video, iscrivetevi, lasciate il vostro ID se volete partecipare alle Money Lobby. Se non metti like a questo video non ami tua madre e via! Lascia like a questo video se ami tua mamma, se non lasci like a questo video non la ami, quindi lascia like a questo video. Allora ragazzi, questo video è un video diverso dal solito, è un video un po' particolare. Diciamo che mi sono rotto il cazzo di tutta la gente come questo coglione, ragazzi, ripeto, questo coglione che truffa tutti quanti, ragazzi. La cosa che mi fa più male è che questo ragazzo non ha rispetto veramente, ma riparlo, proprio non ho nessun tipo di ritegno, ragazzi, per le persone altrui. Cioè, questo ragazzo qua sono anni, ripeto, anni che imbarca la gente dicendo che di commentare ID, bla 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 bla, mi piace, per poi ricevere in premio degli ipotetici money lobby, soldi, eccetera. Ragazzi, vi svelo un segreto: non esiste mod menu né per Xbox One, Serie S, Play 4, Play 5. Raga, non esiste nessun mod menu online per queste console. Esistono dei mod menu che sono offline, cioè che magari riuscite a giocare in storia, ma non è fattibile fare delle recovery o qualsiasi altro genere di video, ragazzi. Non mi sono rotto i coglioni per un semplice motivo, perché noi youtuber real, gente che facciamo video veri, ci spacchiamo il cazzo, ragazzi, ci spacchiamo il culo a portare dei video funzionanti per voi, in modo tale da potervi far dei soldi e giocare a questo gioco in una maniera un po' più blanda. Ma queste persone sono veramente senza ritegno, perché mi è già capitato un po' di volte, ragazzi, di essere contattato da ragazzini di 10, 11, 12 anni dicendomi: Savix, posso partecipare a una tua money lobby? Io dico: poi lo farò. Perché la tu video gli fai? Tu devi fare questo? Perché devi imbarcare la gente e i ragazzini? Dopo che uno dei miei colleghi, ragazzi, saluto GTA TV che collabora con me, ragazzi, se vi serve un account per Play potete tranquillamente contattarlo, è affidabilissimo. Dico: come cazzo si fa? È stato appunto da GTA TV sgamato in pieno, e così anche da altri 1000 youtuber, ragazzi, finalmente erano riusciti a buttargli giù il canale. Ora vi lascio qualche clip, ragazzi, di un piccolo youtuber, un ragazzino tra l'altro, che è riuscito a metterlo sotto, l'ha veramente, ragazzi, sputtanato. Io non lo conosco, ma guardate questo video. Allora, ragazzi, questo video è stato registrato esattamente una settimana fa, ma lo pubblico adesso perché appunto noi avevamo fatto pace e adesso appunto c'è dissato, quindi io pubblico il video. Ho il suo consenso perché una live avete detto pubblicalo, quindi io lo pubblico visto che ho il suo consenso. Allora, ragazzi, all'inizio lui si era mutato, quindi aveva tolto la condivisione della voce nelle trasmissioni, quindi appunto non si sente. Un minuto preciso, ragazzi, comincia a parlare e rileva tutto quanto. Ci sta un mini dissing pure per GTA TV, quindi mi raccomando, ragazzi, guardate tutto il video che è veramente, veramente molto importante. In poche parole, ragazzi, sta dicendo a questo ragazzo che avevano litigato, avevano fatto pace, dopodiché erano riusciti a chiarire, no? Ma poi è successo qualcosa, ragazzi, qualcosa di particolare. Munizioni. Si vede la scritta, si vede che è fake. Dai, zio, basta. Si vede che è No, fake. questo lo dici tu, questo, lo dici tu, mi dispiace, ma No, lo dicono Dai, tutti i allora, adesso videogiocatori. fammi fare sta roba. Dai, fammi Ah, fare okay. sta attività, dai. Dai, vediamo. Questa Andiamo. attività qui al momento non è disponibile. No, Ora, pure, se guarda. No, raga, per caso non è disponibile. No, No, vabbè. ma qui un altro motivo è che no, non la faccio fare. A questo punto del video, ragazzi, il ragazzino sta dicendo a Ixtiano, come cazzo si chiama, di fargli fare questa attività moddata per ricevere effettivamente le cose, ok? Ma
Xtano risponde così semplicemente che questa attività ora non è disponibile e lui non la fa fare. Ma allora gli dice: perché devi dire a tutta la community e rovinare YouTube? Perché tu così rovini YouTube, rovini la credibilità di noi persone comuni mortali che facciamo le cose vere. Perché devi comportarti così? Ho fatto dei glitch fake, prova per vedere un po' com'è. Glitch fake prova, sì sì. Allora raga, io oggi vi regalo 100 euro a ogni persona. Raga, è una prova, ok? 100 euro, iscrivetevi. Quello che mi fa più male di tutto ciò, ragazzi, che veramente non ho veramente parole di come la gente, piuttosto che far soldi, prende per il culo le persone. Perché vi dico questo? Alcuni forse lo sapranno, alcuni forse non lo sanno. Ora vi faccio capire un paio di cose. Noi youtuber, per farvi capire, abbiamo da quando apriamo il canale un anno disponibile da arrivare al migliaio di iscritti e un tot di ore di visualizzazione, ok? Per raggiungere la monetizzazione. Questo processo, ragazzi, è molto particolare, è molto difficile, più che altro se si vuole tirare su un canale come si deve, reale, ok? Dare credibilità a qualcuno. Ed è molto più facile magari se uno porta dei glitch fake come questo tizio qua. Noi iniziamo subito con questo glitch veramente molto molto breve e veramente molto molto semplice da eseguire. Non ci servirà nessun requisito. Come prima cosa dovremo fare? Dovremo andare a Luna Park e, come vedete, dovremo schiacciare freccia destra, come vedete, per entrare dentro la montagna russa. È veramente importantissimo. Come primo passaggio dovete, come vedete, entrare in una montagna russa. Come vedete, questa qui è l'unica, comunque, come vedete, una in un posto qualsiasi, comunque, come vedete, va bene in qualsiasi posto. E una volta che sarete entrati nella come vedete, nella montagna russa, cosa dovrete fare? Veramente importantissimo, dovete aspettare fino alla fine. Quindi dovete aspettare che la montagna russa, in questo caso, arrivi a capolinea, quindi che finisca il giro. Che avremo finito il giro nella montagna russa. Ora cosa dovremo fare? Ora dovremo andare davanti al distributore che sarà vicino alla montagna russa. Quindi basta che girerete qui a sinistra, in questa locazione, in questa posizione, e potete trovare due distributori. Voi dovete usare questo distributore, quello verde. Una volta fatto, prendete delle bombe adesive, le piazzate sopra il distributore perché ci serviranno dopo per buggare il gioco. E ora dovremo schiacciare freccia destra per bere la bibita. Dovete esattamente bere la bibita per 3 volte, veramente importantissimo, per 3 volte. Poi alla quarta dovremo far esplodere la bomba adesiva. Secondo me è meglio che esplodi tu. Mentre ci sarà il caricamento dell'uccisione, dovremo togliere la connessione alla PlayStation. Quindi è veramente molto molto importante. Fate questo passaggio qui velocemente, comunque vi mostrerò il tutto. Intanto andate nelle impostazioni della console, andate su rete e state pronti sopra la spunta e schiacciate 2 volte PS per tornare al gioco. Quindi state attivi sulla spunta e dopo, alla quarta volta, comunque ora vi mostrerò, come vedete, ecco qui. Una volta che avete finito di bere, schiacciate freccia destra per come vedete, usare le bombe adesive, e poi dovete togliere la connessione. Vi aprirà questo messaggio qui, voi accettate e poi rimettete la connessione, quindi è veramente molto facile. A questo punto del video il nostro caro amico Xtanox dei miei coglioni ci dirà che quando spawneremo di nuovo online il risultato sarà questo, ragazzi. Vedete voi. Boom, raga, vedete quello qui? La Rockstar ci ha dato esattamente 50 milioni. Come vedete, ragazzi, veramente tantissima roba per questo glitch. Veramente assurdo, ragazzi. Non vedo l'ora di spendere le ore in questo. Hai ragione che è assurdo, brutto stronzo. Perché è fake, come la persona che sei. Ecco cosa sei. Sei un fake, sei un nulla. Ora vi spiego. Noi youtuber normali, da un video che fa 3000 views, ok? Parlo solo di visualizzazioni, non parlo di abbonamenti. Da un video che si fa 3000 views, noi guadagniamo circa 1,50 euro. Cosa pensavate? Che eravamo ricchi? Che io ero ricco, ragazzi? No, state sbagliando. Quindi, io che per fare un video ci metto delle ore
a editarlo, a clipparlo, a farlo il meglio possibile per voi, per farvi capire come funzionano le cose, arriva sto coglione, fa un video dicendo se non ami tua madre non metti like, eccetera eccetera, tutte le sue cazzate che non hanno senso, ragazzi. E in più fa vedere delle cose fake che non esistono e fa magari 50.000, 100.000 views e lui guadagna 15-20 volte quello che guadagno io. Sinceramente mi girano i coglioni. Infatti questa gente è la gente che rovina YouTube, che rovina la community di YouTube, ok? Che rovina la credibilità di noi comuni mortali che facciamo le cose come vanno fatte. Quindi ragazzi, vedete voi cosa dovete fare quando trovate questa gente, quando trovate qualcuno che porta glitch fake, che comunque sia è fake, non è real. Dovete buttare giù questi canali, non solo per noi, per youtuber che noi che lavoriamo e portiamo qualcosa per voi, ma anche per il vostro rispetto, per non essere presi per il culo, perché un sacco di ragazzini ci rimangono veramente male. Bella, regà.